Ok, avete presente quella solita solfa, o meglio, quella credenza molto diffusa, tra l'altro effettivamente parzialmente vera, secondo cui si dice in giro che, insomma, quella credenza che dice: "Ah, ma i sequel degli horror fanno schifo". Ok, ammetto che in effetti è una cosa che capita frequentemente, capita molto spesso che i sequel di un horror siano un'opera indecente, e questo a prescindere dalla qualità dell'horror, nel senso del primo capitolo. Però attenzione, può succedere, è raro, ma può succedere che un horror riesca non solo a essere bello quanto il suo predecessore, ma addirittura meglio. E infatti oggi parleremo esattamente di questo. Oggi parleremo infatti di un horror che è riuscito ad essere allo stesso identico livello, anzi in realtà è anche superiore, al film Da cui è tratto. Se è Da cui è tratto, ciao, perdonate il lapsus, volevo dire al film di cui rappresenta il seguito. E quindi bando alle ciance e cominciamo con il video di oggi. E perciò, ciao a tutti ragazzi, io sono Cristian Antianini e vi do nuovamente benvenuto nel mio canale, Il Giovane del Coppino Rosso. Quest'oggi faremo una recensione di Aliens, Scontro Finale, film del 1986, perdonate se mi sono impappinato, diretto da James Cameron e vincitore dell'Oscar per i migliori effetti speciali, nonché secondo capitolo della saga cinematografica di Alien. Tra parentesi, vi dico subito che mi toccherò più spesso l'orecchio in questo video perché purtroppo in questi giorni ho un brutto problema all'orecchio, quindi per capire meglio quello che sto dicendo, insomma, vabbè, fate finta di non guardare, ecco. Ma prima di cominciare, una cosa importantissima. Qualora non aveste visto il film, non guardate tutto questo punto. Se invece l'avete visto, mettetevi comodi e buon divertimento. Innanzitutto, partiamo con la trama. Dunque, Aliens si svolge 57 anni dopo gli eventi del primo capitolo e ritroviamo la nostra Ripley, ossia l'unica sopravvissuta del film precedente, che si risveglia dopo il suo viaggio nello spazio, perché secondo gli eventi del primo film era finita a vagare nello spazio in una sua tuba criogenica, attraverso la quale non è invecchiata di un giorno. Qualche tempo dopo essere ritornata a vivere una vita tranquilla, se si può dire, perché comunque è rimasta traumatizzata dall'esperienza vissuta, la nostra protagonista si unisce a un gruppo di Marines per raggiungere il pianeta Elevo 426, dove si è svolto appunto il primo capitolo, per combattere la razza aliena, che ha attaccato una base che si trova lì sul pianeta. Bene, passata la trama, vado a mostrarvi la mia opinione. Allora, innanzitutto devo dirvi una cosa che probabilmente vi stupirà, e cioè che io ho visto prima questo film del suo predecessore. Vi spiego. Allora, in realtà questo film io l'ho visto per puro caso, nel senso che un giorno ero a Milano con mio papà, o ero con mio fratello, sapete che non mi ricordo? Devo essere sincero, ricordo dov'ero, ricordo cosa è successo, ricordo perfino il giorno, ricordo che era il 13 luglio del 2008, questo me lo ricordo perfettamente perché ho una memoria di ferro per le date, ma vi giuro non mi ricordo con chi mi trovavo, non mi ricordo se era con mio padre o con mio fratello, uno dei due comunque. Eravamo in questo negozio, che purtroppo hanno chiuso, era un blockbuster, me lo ricordo benissimo. I DVD avevano appena cominciato a girare anche a Milano e io già all'epoca cominciavo a collezionarli, ma a caso perché non ero accanito, cioè ero già un accanito cinefilo come oggi, solo che all'epoca guardavo solo horror e film d'azione, quindi penso comprenderete. E all'improvviso vedo sto scaffale pieno di film d'azione un po' vecchiotti, film horror e così via, e il mio sguardo casca sul DVD di Aliens. Io mi dico, non ho mai visto questo film, non so cosa sia. Lo compro e me lo guardo, completamente ignorando di cosa si tratti. Tra l'altro non ho neanche letto la trama dietro al DVD perché volevo che fosse una sorpresa. Volevo assicurarmi di non sapere assolutamente niente di questo film e così me lo sono guardato. Mi è piaciuto un casino, assolutamente. Solo che ovviamente poi ho guardato il retro della confezione e ho scoperto che era un seguito. Però questo non cambia il fatto che mi sia piaciuto un casino. Tra l'altro è uno di quei seguiti che non hanno proprio un collegamento esplicito e necessario col capitolo precedente, per cui tutto sommato mi è andata anche bene. Ma il punto è che questo film è un capolavoro. Ma perché è un capolavoro? Due parole: James Cameron. Perché James Cameron ha preso questa saga, ha preso la saga di Alien e l'ha fatta sua. Perché questo film trasuda James Cameron. A livello di regia è magnifico. James Cameron ha saputo mettere la sua firma su questo film e ci ha fatto un lavoro incredibile. Ma anche sceneggiatura e reparto tecnico non sono da meno. La storia è molto più lunga rispetto al suo predecessore, nel senso che mentre il primo film se la cavava con 1 ora e 40, qui sfociamo sulle 2 ore e un quarto. 2 ore e mezza se avete visto la versione estesa, e io ho visto la versione estesa, per cui sono ben 2 ore e mezza. Ma porco cane, la storia è strutturata alla grande, sia nella versione estesa che nella versione cinematografica. 2 ore e mezza di pura magnificenza, azione frenetica, ritmo incalzante, la storia è strutturata benissimo. E non dimentichiamoci appunto come c'è quel reparto tecnico, tra fotografie, scenografie, effetti speciali, questa roba è veramente incredibile. Ma attenzione, qui la CGI non c'è.
Almeno non nella versione che ho visto io. Poi se hanno rimasterizzato un po' qualcosa con la CGI, questo non ve lo so dire. Ma nella versione che ho visto io era tutto artigianale. Ma un artigianale di grandissimo livello. Prendiamo per esempio la regina degli alien. Ma quanto cazzo. Scusate il linguaggio. Ma quanto cazzo è fatta bene la regina degli alien? Io non ancora. Se penso alla prima volta che ho visto il film, sono ancora gli occhi spalancati. Ricordo che provai una gran paura, ma anche un incredibile senso di fascino quando vidi questa creatura davanti ai miei occhi. Il modo in cui, tra l'altro, la regia ce la presenta è geniale, con questa prima inquadratura veloce sulle uova degli alien, e poi questo primo piano magnifico sulla regina. Madonna. Personalmente la reputo una delle scene più belle della storia del cinema, e no, non sto esagerando. Poi vabbè, manca la colonna sonora che è una meraviglia, ovviamente, ma sapete qual è il pregio più grande di tutti, assolutamente, di questo film? Ellen Ripley. Devo essere sincero, Ellen Ripley, chiariamoci, aveva già funzionato nel film precedente, assolutamente. Ridley Scott l'aveva scritta bene, Sigourney l'aveva veramente fatta bene, ma qui facciamo un passo ancora più avanti, perché scendiamo ancora più in profondità nel personaggio. Prendiamo per esempio la prima parte del film. Nella prima parte del film, Ripley deve riprendersi dagli eventi del film precedente, perché dopo una terribile esperienza vissuta, soffre di un gravissimo stress post-traumatico che, porco cane, è esplorato alla grande. Non casca mai nel retorico, non casca mai nel banale, non è mai finto. Ellen Ripley, se scusate per il lapsus, vuol dire Sigourney Weaver ci ha trasmesso tutta la devastante e sconvolgente esperienza che questo personaggio ha saputo vivere tramite un'interpretazione di poco superba. Le scene in cui lei ha un attacco di panico sono realistiche, affascinanti, coinvolgono in maniera incredibile e sono mostrate tramite sguardi terrorizzati e traumatizzanti che l'attrice ha saputo trasmettere con grandissima maestria. E poi abbiamo la parte in cui lei combatte contro gli altri alieni, cosa che non la fa mai cascare nel banale. Il personaggio, ammetto, oggi potrebbe risultare molto comune perché al giorno d'oggi, come forse saprete, quando si tratta di donne forti, ormai ci siamo abituati a vederle, quindi non è una cosa così eccezionale. Ma considerando l'epoca, Ripley si può davvero definire un personaggio molto innovativo. Già nel film precedente, per il fatto di essere stata la prima protagonista action in un film dell'orrore ambientato nello spazio, era già di per sé innovativo. Ma il fatto che qui ci venga mostrata con ancora più umanità e profondità rende il tutto ancora più grande. Tra l'altro, magnifico il suo rapporto con la piccola Newt. Tra parentesi, come si dice, l'alchimia fra Sigourney Weaver e la piccola Carrie Anne era magnifica, perfetta. Hanno trovato proprio l'attrice giusta per interpretarla. Hanno fatto un lavoro eccezionale nel casting, veramente. L'attrice piccola ma già bravissima. E le scene con Ripley erano grandiose. Ma tra l'altro, la bellezza del loro rapporto è anche mostrato tramite una narrazione semplice ma molto solida. Nel senso che hanno saputo strutturare la bellezza del loro rapporto senza mai farlo cascare nel banale o nel. Vabbè, diciamo che insomma, per dirla brevemente, hanno saputo valorizzarlo bene. E insomma, arrivando al nocciolo della questione, Aliens scontro finale è un capolavoro perché, pur essendo un sequel di un horror, e quindi già abbozzato, diciamolo, perché ammettiamolo, molto spesso i sequel di un horror sono banali, in questo caso non lo è affatto. Perché la storia è scritta magnificamente, la regia è magnifica, il cast è eccellente, tra l'altro piccola menzione onorevole anche al bravissimo Michael Biehn, attore che purtroppo si è perso nel corso degli anni 90, oggi non so neanche che fine abbia fatto, ma che comunque già all'epoca fu bravissimo in vari ruoli e che qui è anche nel ruolo di X, anche se il ruolo non è un granché, lui ha saputo valorizzarlo bene. Ah, e ovviamente un eccellente reparto tecnico che ha permesso al film di invecchiare alla grande, veramente questo film non è invecchiato di un giorno. A 37 anni e se li porta alla grande. E insomma, non penso di aver altro aggiungere sulla mia valutazione numerica. Di volte da 10 do un convintissimo 9,1. Ma a questo punto, come sempre, tocca a voi. Voi cosa ne pensate di Aliens? Siete d'accordo con me nel reputarlo un capolavoro eccezionale e un sequel di primo livello? O magari siete proprio quelli che non hanno apprezzato? E tra l'altro, vi è piaciuto più del primo? Oppure pensate che sia solo all'altezza o magari leggermente superiore? Voglio dire, ho sbagliato, scusate, voglio dire leggermente inferiore. Fatemi sapere nei commenti. Bene, per oggi è tutto. Spero che la recensione vi sia piaciuta. E come sempre, se c'è qualche critica che ci sia, fatemi sapere nei commenti. Vi auguro una buona giornata. Arrivederci.